Amiche ed amici di Pachino Cam News, come sempre benvenuti. Oggi direttamente da Piazza Vittorio Emanuele incontriamo il consigliere comunale Corrado Quartarone per fare il punto sulla ingarbugliata situazione del consorzio Granelli e l'acqua che manca non solo ai Granelli ma anche Costa dell'Ambra e zone limitrofe. Il sindaco ha requisito l'impianto del presidente Luigi Gennuso e come si è arrivati a questo punto e l'acqua comunque ancora manca. Buonasera a tutti, stasera sono qui perché mi sembra corretto spiegare ai miei concittadini quali sono i veri motivi per cui manca l'acqua nelle nostre contrade balneari. E nel luglio 2017 l'amministrazione Bruno diede un'autorizzazione di 3 mesi sì. al consorzio Granelli per erogare l'acqua. Con la surroga? Sì, fece la surroga che qui ce l'ho qui dell'anno 2017. Perché la surroga? Carta canta. Perché ormai dal 2015 sì. Un ente privato non può erogare l'acqua, deve essere un ente pubblico. Allora per superare questa problematica ci sono due possibilità. Una è la surroga della licenza che il comune fa, della licenza di attingimento di proprietà del consorzio Granelli. E l'altra è una convenzione che tra il comune di Pachino e il consorzio Granelli. Nel luglio 2017 il sindaco la fece per 3 mesi, perché motivando col fatto che poi giustamente voleva fare una convenzione che poi si poteva stabilire se per 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 10 anni, a secondo come l'amministrazione avrebbe desiderato fare. E cosa è successo? Che dall'ottobre 2017 è iniziato tutto l'iter per fare questa benedetta convenzione. Quindi il consorzio Granelli ha prodotto documentazione, quanto chiesto da tutta l'amministrazione per sopperire a questa problematica, per superare il fatto che l'ente privato non può erogare l'acqua, può chiedere la surroga. Ma non lo dico io, è scritto qui sì. nella conferenza dei servizi. Dottore Di Martino, che è il responsabile e dirigente del genio civile di Ragusa, dice che non ci saranno problemi qualora la richiesta autorizzativa provenga direttamente dal comune di Pachino in surroga, aggiungendo tuttavia che sarà necessario integrare tale richiesta con i provvedimenti autorizzativi che nel frattempo saranno acquisiti dall'ASPE di Ragusa e quella di Siracusa, in cui prima si riferiva. L'ingegnere Macro per il genio civile di Siracusa fa presente che nelle more bisogna uscire dall'emergenza, raccomandando al comune di Pachino di subentrare nella concessione secondo le procedure su indicate. E invece ciò non accade. Non accade perché non si fa sta surroga benedetta e dare l'acqua ai cittadini di Granelli? Allora, la surroga non viene fatta, non la chiede il sindaco del comune di Pachino solo per una ripicca o vendetta politica, perché siccome io sono un consigliere di opposizione, non approvando i provvedimenti che io ritengo che non vanno nell'incontro degli interessi dei cittadini, provvedimenti che arrivano in aula al consiglio comunale, lui per vendetta politica non fa questa benedetta surroga e non rispetta gli accordi, non rispetta quanto scritto nella conferenza del servizio facendo una convenzione. Quindi se lei fosse passato in maggioranza, parliamoci chiaro, sì. l'acqua sarebbe arrivata abbondantemente già case. Sicuramente. Questo è un ricatto, quindi. Diciamo che sono giochetti politici che purtroppo il nostro primo cittadino, anziché alleviare i problemi dei nostri concittadini, li aggrava. Sicuramente questa emergenza idrica la fa ricadere sui cittadini nelle contrade balneari. Ma mi scusi, ha requisito l'impianto di Consorzio Granelli, ovvero ha sequestrato, perché mi sono documentato anch'io questo nuovo termine, requisire, ha sequestrato. Come ha potuto farlo? Guardi, mi viene da ridere in un certo senso, perché come nasce il Consorzio Granelli? Il Consorzio Granelli perché nasce? Nasce perché nessuna amministrazione è riuscita a costruire una condotta idrica e allora c'è stato il consorzio formato da privati che si sono consorziati e hanno portato un servizio che fino all'anno scorso, fino a settembre, ha funzionato.
negli ultimi anni ha funzionato con efficacia, dobbiamo dire. Quindi sequestrare un bene privato mi sembra un provvedimento abnorme e sbagliato per due motivi. Uno, perché non c'è un'emergenza idrica in questo momento, perché i nostri utenti sono praticamente riforniti dalle autobotte che diciamo che non sappiamo da dove arriva l'acqua. E secondo motivo, non c'era il presupposto dell'imprevedibilità, perché la crisi idrica l'ha creata il nostro sindaco. Lui sapeva già da ottobre del 2017 che acqua non ce n'era a Contrada Canelli. Quindi dov'è questa imprevedibilità? Sarebbe una cosa gravissima lasciare tre mesi, nei mesi estivi, le nostre contrade balneari, che ci sono centinaia e centinaia di famiglie, perché l'acqua è un bene primario, lasciarle senza aria sarebbe una cosa imperdonabile. Il tempo è sempre galantuomo ed è così che il sindaco Bruno ha gettato la maschera per svelare il suo vero volto. Dopo aver millantato per mesi e mesi che il suo agire era per il bene dei residenti e dei villeggianti delle nostre contrade balneari, alla fine si scopre che la sua azione è totalmente indirizzata al sequestro dei beni del consorzio Granelli. Mi rivolgo ai miei concittadini e dico: ma è giusto, è normale che un sindaco arrivi a questo punto a lasciare centinaia e centinaia di famiglie senza acqua solo per una ripicca politica?